riprendi tutto, stai bene. Lo sfondo di Roma dopo un importantissimo convegno dedicato alla lotta in Siria, realtà siriana che questi cari amici italiani, italioti, italisti, italici del cazzo, post italiani, pseudo italiani, neo italiani ci nascondono sistematicamente. La Siria non è quello che dicono, è quello che pretendono che gli italiani, tra l'altro, non meritano assolutamente nulla. No, ma bisogna bisogna sempre ricordare che la Siria ha dato ben 7 imperatori a Roma. Oltretutto. 7 imperatori. Allora, l'epicentro della romanità. No, ma l'impero, l'impieno impero è stato svolto lì, perché poi Costantino ha dovuto, obtorto collo, trasferire lì. Naturale. La capitale dell'impero è naturale. Beh, perché nella Siria vera e propria no, ma comunque vabbè, lì l'area era a Nicea, esattamente, a Costantinopoli. Che poi Nicea la gente non lo sa, ma era città molto, ma molto più bella, molto più grande, molto più significativa per i popoli circonvicini che non Costantinopoli, oltretutto. Assolutamente. Allora, veniamo alla denuncia che abbiamo fatto oggi. Sì, eccola qui. Così eccola qui. Qualcuno continua a dire che noi raccontiamo panzane. No, non è vero, non lo dico. Beh, qualcuno lo dice ancora. Non lo dico, sono solo degli stronzi. Perché diciamolo chiaramente, noi facciamo delle denunce. Non hanno nemmeno il coraggio di controguerrarci. No, non solo loro, loro signori, ma non hanno nemmeno il coraggio, quelli che dicono che la pensano come noi, di prenderne un uguale e andare alla prima caserma di carabinieri, poliziotti, guardia di finanza, guardia forestale. No, guardia forestale l'hanno eliminata, l'hanno smembrata. Non già, lo sapevi? Già? Sì, sì. Da quando? Da una settimana più o meno. Ah, non, non esiste sapevo. Più, ufficialmente sono tutti stati trapassati ai carabinieri. Beh, se nell'ambito dei carabinieri a me va bene lo stesso, va bene. Sì, sì. A me va bene lo stesso, sì, sì. Va bene. Ecco. Allora, dicevo, non solo i nemici, ma anche gli amici non hanno il coraggio di prendere questa denuncia, che possono trovare tranquillamente sul sito di Alba Mediterranea, e recarsi, come dicevamo, a fare la presenza, a presentarlo dove vogliono, compreso la Procura della Repubblica. Anche in cancelleria di Procura della Repubblica. Esattamente. Allora, detto questo, entriamo nel merito. Entriamo nel merito, tu racconta qual è l'essenza di questa denuncia. Allora, ci sono come sempre due percorsi che confliggono e che creano poi il vulnus. Due percorsi che alla fine si incrociano e creano l'urto, la distruzione, l'impatto. Allora, da una parte c'è una serie di leggi che parte dal 1952 e prima ancora la Costituzione del 1947, che dicono tutta una serie di tutele, che stabiliscono una serie di tutele a favore dei cittadini. Diciamo specificatamente articolo 32 della Costituzione. E 38, l'articolo 38 pure è importantissimo, l'articolo 38 che dice testualmente così, ve lo leggo così. Ognuno poi dopo ne trae le conseguenze che vuole. Allora, l'articolo 32 dice: la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Della collettività, ricordiamocelo. Perché c'è questa associazione fondamentale di idee. Ma che la tutela dell'individuo non può essere disconnessa da quella dell'insieme degli individui. Dell'insieme degli individui. E la tutela della collettività, faccio un esempio: è la tutela dello Stato. È una tutela dell'individuo, perché se io non curo l'igiene nelle città, quello che fanno abitualmente i sindaci di questi paesi che sono più sporchi del più sporco villaggio dell'Africa, si ripercuote sul singolo. Questo è un concetto È una bionivocità, perché bravissimo. Se sta bene il singolo, abbiamo un popolo di singoli che creano una collettività che collettivamente sta bene, e cioè puoi fare guerre con la gente che sta bene, ma con i malati non ci fai mica non le guerre. Non ci fai nemmeno niente. Ci fai le brosari, ecco. Sì, mi auguro di poter creare alcuni brosari
permetterci tutti questi funzionari e ministri di questo governo del cazzo. L'articolo 38 poi è ancora più esplicito. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. No, questo è del 32, scusate. L'articolo 38, ogni cittadino inabile al lavoro è sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale, nella quale assistenza sociale c'è anche l'assistenza, compresa l'assistenza sanitaria. È ovvio. I lavoratori hanno diritto che siano provveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria. Quindi in questo frangente in cui ci sono 6 milioni di disoccupati, il 14% della forza lavoro, è un obbligo ineludibile che la Repubblica e lo Stato dia assistenza sanitaria a chi sta male, perché non ha, essendo in disoccupazione involontaria, non ha la possibilità di procedere e di provvedere per sé e per la famiglia. Quindi è lo Stato che deve tutelare questa cosa. Invece che cosa fa la nostra cara Lorenzini? Allora, Lorenzini è un idiota qualsiasi, non conta niente. Aspetta, dobbiamo citare altre cose. Allora, una stronzetta presa nel mucchio dell'associazione di borgata. Appunto, nel mucchio delle associazioni di una passionaria del quartierino, sì, appunto, no, del quartierino, così si capisce bene. Allora, legge dello... Ma nel senso dei furbetti del quartierino, intendiamoci bene. Senti, certo, legge dello Stato vigente contro il delitto di genocidio, tortura e sterminio. Legge 153 dell'11 marzo del 1952. Legge costituzionale numero 1 del 21 giugno 1967. Legge 962 del 9 ottobre 1987. Legge 7 del 2 gennaio 1989. E poi dulcis in fundo, Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale. Le quali, non sto a dire tutto, ma cito solo l'ultima, all'articolo 7, comma K, allora che cosa dice? Crimini contro l'umanità, dice l'articolo 7, fra i quali il comma K dice altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze e grandi danni all'integrità fisica o alla salute fisica e mentale. Eccolo qui, così non si può dire che non è vero un cazzo quello che diciamo. Esattamente, perfetto. No? L'altra cosa importante in tutto questo è, ancora andando avanti, sempre lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, che dice all'articolo 7, comma K, lettera 2, dice agli effetti del paragrafo 1, che fa riferimento appunto a quello che vi ho detto prima, comma A, cioè punto A, si intende per attacco diretto contro la popolazione civile condotte che implicano la reiterata commissione di taluno degli atti previsti sul paragrafo 1 contro popolazioni civili in attuazione o in esecuzione del disegno politico di uno Stato, di un'organizzazione diretto a realizzare l'attacco. B. Per sterminio si intende in modo particolare il sottoporre intenzionalmente le persone a condizioni di vita dirette a cagionare la distruzione di parte della popolazione, quali impedire l'accesso al vitto ed alle medicine. Eccolo. Perfetto, qui. Perfetto, eccolo qua. Eccolo qui. Esattamente. Allora, questi signori hanno fatto anche il reato di sterminio e genocidio. Esattamente. Poi la Costituzione, come abbiamo detto prima, articolo 2, 3, 32, 38 e 54, che dicono tutta una serie di cose che ve le andate a leggere. E che cosa è successo? Che la signora Lorenzini, già a partire dal giugno di quest'anno, ha fatto tutta una revisione di regole comportamentali di gestione della sanità a livello regionale, a livello di decisioni regionali. Non entro nel merito, che è un argomento burocratico complesso e non vale la pena neanche di discuterne. Ma la cosa importante è quello che ha fatto poi il 7 dicembre, aspetta un attimo che me lo leggo, che non mi ricordo bene. Dunque, il 9 dicembre, in cui ha emanato una direttiva del decreto del ministeriale, in cui ha compiuto una maximum papocchium,
perché è veramente una cosa Pastrocchio un papocchio. È una cosa indecorosa. Tralascio tutte le varie considerazioni, ma dico soltanto che con questo, diciamo, papocchio ha di fatto annullato 203 prescrizioni mediche specialistiche o ambulatoriali o di analisi e quant'altro, cioè praticamente tutto l'arcobaleno, tutto della specialistica, quindi tutte le visite odontoiatriche, raggi, analisi esatto. E quant'altro, tutto annullato. Cioè con un solo colpo di spugna ha annullato 120 miliardi di spesa per la sanità. Invece di portarselo via dal culo loro, queste troie puttane che hanno in mano l'amministrazione della sanità italiana, che ce le rubano tranquillamente, le sottraggono ai poveracci che non si possono allora vedere. Qui faccio in nome di Cristo, oltretutto. No, io qui faccio un breve excursus, e quindi le aree a cui appartengono le 203 prestazioni fuori ticket sono odontoiatrica, genetica, radiologia diagnostica, esami di laboratorio, dermatologia allergologica, medicina nucleare, quindi praticamente tutto quanto. Allora, poi in un doppio giochismo di un bizantino è dire poco, perché praticamente sono solo dei preti falliti. Ma aspetta, la cosa più grave in tutto questo è che non fanno finta di essere buoni. Allora, allora il buonismo. Che cosa dicono? Metti il buonismo. Allora, loro non dicono che sono annullate le prescrizioni, no, dicono che bisogna che si verifichino contemporaneamente, ovviamente, due condizioni. Una, la condizione di vulnerabilità sociale, e siano invece intese quali situazioni di svantaggio economico correlate di norma al basso reddito. Andiamo, i medici a lezione di sociologia. Aspetta, e alla marginalità o all'esclusione sociale che impediscono l'accesso alla cura o alle cure a pagamento. Le condizioni di svantaggio economico sono un altro, sono invece individuate dalle singole regioni nelle maggioranze. Nella maggioranza delle ipotesi, in base all'indice ISEE, il quale rileva la situazione economica del nucleo familiare anche in base al patrimonio immobiliare e immobiliare. Se tu vivi in una villa e sei morto di fame perché sono 3 anni che non lavori, come è successo a me fino a qualche tempo fa, non puoi manco accedere a queste liste, è una cosa folle. Certo. Una cosa folle. Esattamente. Aspetta. Siccome loro sanno che un'alta percentuale di italiani è proprietaria di casa. Senti che roba. Questa è la cosa che hanno inventato per fregare le categorie. Assolutamente. Più deboli. Ma io li ho rincurati perché casa mia non è più intestata a me. E quindi adesso andate a far culo. Ma facciamo a chi è ladro, ladro e mezzo. Naturale, a chi è brigante, sempre. Brigante e mezzo. Sempre. Allora che cosa dice? Prestazioni di radiologia diagnostica quali? Qui è un altro elenco di altre cose, certo. Diverse tipologie di tomografia computerizzata, diverse tipologie di risonanza magnetica nucleare, la densiometria ossea, eccetera, eccetera, eccetera. Di patologia anche oncologica che poi vediamo. In pratica, che cosa succede? Succede che se un medico verifica, riscontra la potenzialità della, a suo assistito ad essere inserito attraverso queste due condizioni che abbiamo visto nella categoria di quelle che possono essere prescritte gratuitamente, lo fa perché ha il sospetto, in caso di sospetto che un medico rinvia a fare delle analisi un suo assistito e poi questo assistito, bontà sua e per fortuna sua e della società nel suo complesso, risulta essere invece sano, in ottima salute, che cosa succede? Chiaramente in caso di sospetto sarà il medico a doversi prendere la responsabilità di prescrivere l'esame ed a rischio di sanzioni economiche previste da prestazione inappropriata, cioè praticamente è il medico che poi pagherà le cure mediche per il suo assistito. Cioè siamo al paradosso più completo, non te le prescrivo più. Una follia veramente criminale. Delirante. No, è che è un delirio criminale. Lascio altre situazioni, certo. Perché troppo lungo sarebbe, no, però poi ve lo potete generale. Noi lo mettiamo su albamirane.com, ve lo andate a leggere anche stasera, dopo le 11 sicuramente l'ho già inserito, ma la cosa più incredibile
è che la motivazione e la ragione dell'esistenza stessa dello Stato è la tutela e la difesa dei diritti individuali e collettivi dei cittadini. Esattamente. Non il contrario, ovvero la sottrazione dei diritti dei cittadini da parte dello Stato che si fa esattore, che si fa cerbero, che si fa rapinatore dei suoi cittadini. Concetto che la Lorenzin pare evidentemente non abbia ben chiaro. Da buona cristiana. Da buona autentica democristiana all'eva della bellissima Rosy Bindi. Più bella che intelligente. Più bella che intelligente. Ricordiamo sempre. Questo tipo di azione si chiama genocidio, come abbiamo visto in apertura. Seppure posticipato, perché quando tu non fai prevenzione, brusta figlia di gran Troia e Troia te stessa, spero che mi porti in processo, mi porti per diffamazione. Lorenzin, mi porti in diffamazione. A parte il fatto che la prevenzione in Italia non c'è mai stata, a parte il fatto che l'interesse medico prevalente è appunto quello dei laboratori di analisi, ma qui penso che interverranno anche le ditte multinazionali produttrici di laboratori. Questa è una follia, come la vedi, da qualunque punto di vista la vedi, dal punto di vista dei medici, degli analisti che non ci avranno più un cliente che è un cliente. Arrivano le multinazionali, le quali non possono permettersi 120 miliardi di mancati guadagni per le multinazionali, quando mai se lo fanno fare una porcata del genere? A una Lorenzina, una sciacquetta da 4 soldi messa lì in quanto sciacquetta. Prosegui. Allora, come dicevo, questo tipo di azione si chiama genocidio, sterminio, pure se a scoppio ritardato, perché non ha importanza se adesso non si vedono le prime avvisaglie, ma se si vedono fra 5 anni. Allora, non è vero manco questo, perché già qualcuno, come un noto giornalista, quello andava in bicicletta, quello spilungone che parla strano, sembra un po' omosessuale, adesso non mi ricordo lui sarà... Luca Giurato. Quello giovane, insomma, ci avrà una quarantina d'anni, di Milano, adesso non mi viene in mente come si chiama. Vabbè. E lui ha fatto un'indagine e il risultato è che quest'anno ci sono stati più di 56.000 morti, di cui non si dà rispetto alla media degli anni passati, 56.000 morti in più, che cercano di trovare una motivazione del perché. Esattamente. Di cui si cerca di trovare una motivazione del perché. Allora, uno dei perché, probabilmente, visto che questo andazzo della... sono i costi della sanità. Sono i costi della sanità, che detto, già... ampiamente detto. Non lo sapevo. Comunque, certamente riconducibile a un'azione simile a questa. Esattamente. O propedeutica o precedente a questa. Esattamente. Ma la cosa più importante è che in tutto questo Bayam c'è anche da aggiungerci tutto quello che abbiamo sempre denunciato nel corso di questi anni, e cioè la svendita del patrimonio dello Stato, regalia alla Banca d'Italia da parte o ai privati da parte del BCE, distruzione delle garanzie elettorali, aspetta che andiamo avanti, omaggio dei beni comuni alle grandi multinazionali tipo la Suez, no? Tanto per dirne una per tutte. L'eliminazione delle conquiste sindacali degli ultimi 80 anni, il regalo della grande industria di Stato alle multinazionali finanziarie, economico-finanziarie, d'azione, si dice così, d'azione, no? Delle garanzie costituzionali. Gli italianisti vengono tutti dalla Russia. Vedi la realizzazione della legge 130-99 da parte di quel figlio di gran puttana di Amato e di D'Alema, tanto per dare due nomi ben conosciuti. Sì. La sottoposizione delle prerogative del diritto nazionale a quello alla sottoposizione di quello internazionale, l'elevazione esponenziale della tassazione nell'arco del trentennio dal 20% al 60%, la svendita delle azioni della Cassa Depositi e Prestiti, o regalia anche lì, devastazione delle falangi dei dirigenti del decimo livello dell'ufficio delle entrate, la promulgazione del testo unico bancario in esclusivo vantaggio del privato e a danno del pubblico. Mani a una manica di cialtroni. Sì, aspetta. Pirati. Aspetta, istituzionalizzazione e legalizzazione del gioco d'azzardo, scempio dogmatico del concetto basilare della nostra società del diritto di possesso, la ratifica dei trattati internazionali europei di folle attuazione e a grande svantaggio e discredito dello Stato italiano e di tutti i cittadini, come da noi reiteratamente di Alba della Mediterranea ha denunciato, la sottoscrizione di numerosi trattati internazionali segreti tipo il TISA, TTIP, FATCA, ESM, eccetera, eccetera, eccetera.
eccetera, devoluzione della nostra libertà in quanto il Parlamento è succube delle decisioni del Parlamento europeo, che a sua volta è schiavo della Commissione europea, che è eletta dal Presidente del Consiglio dei Ministri europei, che negli ultimi anni sono tutti stati nominati, quindi non c'è un cittadino europeo che abbia eletto uno di questi infami che sta al Parlamento europeo. Non al Parlamento, alla Commissione europea, la psicopatica pretesa del pagamento del canone RAI, eccetera, 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 perché costoro hanno demolito, distrutto, devastato, abbattuto e soppresso lo Stato, semplicemente, grazie a questa interminabile sequela di male gestioni dell'attività delle ultime 6 legislature parlamentari ci ritroviamo succubi di un regime di occupazione controllato dall'estero, dispotico, illiberale, antidemocratico e occupati militarmente con 113 basi militari di un nemico che ci ha conquistato nel 1943-45 e che oggi noi continuiamo a foraggiare pagandogli pure il mantenimento delle truppe di occupazione. Esattamente. E quindi ecco, questo per dirla tutta. Ok, cari amici, ci avete sentito anche questa sera e ci sentirete ancora per altro tempo. Finché non ci ammazzano, noi siamo qua. Ci devono solo provare. Noi siamo sul pezzo. Esattamente. E questo è il grande movimento creato a suo tempo in onore di un grande Adriano, il grande Adriano, che è stato l'epicentro della difesa di Roma. Nei confronti dei Goti, e qui i romani che si difendevano, romani, erano in parte romani perché erano i bizantini, che si difesero eroicamente, erano sempre e non fu mai occupato. Cittadini di Roma. Non fu mai occupato. Quindi detto questo abbiamo detto. E Roma tornerà grande. Esattamente. Ciao. Comunque. Papa, stammi bene. Salutami Gesù. Sempre so long. Sì, salutami Gesù, Papa.